Buongiorno a tutti, benvenuti nella lezione di inglese per tutti di Lina Ondina. Oggi faremo la nostra 31ª lezione che tratterà la fonetica, come già sapete, e siamo alla 17ª parte da 21 dei vocali e dei dittonghi. Allora, vi ringrazio che mi guardate, non dimenticate di iscrivervi al canale per poter ricevere la notifica ogni volta quando faccio un nuovo video e voi guardate soltanto quello che vi interessa e per poter scaricare il materiale che metto per voi nei commenti. Come sapete, queste lezioni sono dedicate alle persone che non sanno ancora leggere e che non riescono a leggere il dizionario, perciò studiamo tutti i segni fonetici uno per uno, ogni volta anche due insieme come la volta scorsa, per aiutarvi a imparare a leggere e quando aprite il dizionario di non aver paura di diciamo di affrontare le parole. Intanto c'è una comunicazione per quelli dell'Uni3 e soltanto del gruppo di Milano. Se vi interessa, questo sabato, questa domenica, il 20 di settembre, dalle 16 alle 17, ci sarà la presentazione dei corsi, che sono 35 circa, della nuova accademia presso il Teatro del Pime, di via Monterosa 81 metro Lotto. Tutte le informazioni potete trovarle nel www.pimemilano.com e se cliccate sull'Accademia Senza Frontiere troverete tutte le informazioni necessarie. Se siete interessati, potete andare a sentire questa presentazione. Allora, per questa, diciamo, comunicazione, ringrazio a Rosalba e oltretutto la ringrazio anche perché mi ha ricordata che vi ho parlato di una canzone la volta scorsa e non vi avevo messo il link. Oggi vi metterò il link nella seconda lezione, nel numero 32, e lo vedrete come quinto punto dell'elenco del piano di lavoro e lì troverete il link della canzone che è molto bella e magari la conoscete, ma adesso potete vedere anche le parole e mi scuso per questo, diciamo, per questo disguido che è successo, che si vede che ci ho avuto troppo da fare, allora non sono riuscita a mettere tutto insieme. Ok, adesso possiamo iniziare il nostro lavoro fonetica, segni fonetici delle vocali e dei dittonghi. Oggi parleremo del dittongo OU, che suona OU con O chiusa. Prima questo dittongo era rappresentato con O e U, e adesso è con O e una, diciamo, e non è come V, ma come una omega, come una. Diciamo uno V un po', diciamo, strano, comunque si legge O. Come sapete anche la fonetica, l'alfabeto fonetico ha subito anche quello certi cambiamenti. Allora vediamo le parole che ho preparato per voi oggi. Home, casa. Road, strada. Old, vecchio. Soul, anima. Show, mostra. Soul, suola. Coat, giacca. Cold, freddo. Though, sebbene. Grow, crescere. Rope, fune. Boat, barca. Bold, coraggioso. Dough, pasta di pane. Know, sapere. Note, nota. Love, pagnotta. Hold, tenere. Shoulder, spalla. Sow, seminare. Queste erano le parole. Io ve li metto sotto forma di un elenco. Voi ve le
potete stampare così anche dalla mail che vi manderò insieme. E potete provare se l'avete imparato bene, potete provare anche a scrivere diciamo la trascrizione in segni fonetici e vedere se vi ricordate come si traducono queste parole, così almeno imparerete anche qualche vocabolo. Adesso ve le leggo un'altra volta solo in inglese e voi cercate di ripetere con me. E dopo non dimenticate a cercare 20 altre parole con questo segno fonetico. Allora, ricominciamo. Home, road, old, soul, show, soul, coat, cold, dough, grow, rope, boat, bolt, dough, no. Questo, attenzione a quelli che non sanno, la K qua non si legge, è no. Note, loaf, hold, shoulder. So, con questo abbiamo finito la nostra lezione di oggi. Comunque vi auguro di stare in buona salute, di stare attenti e in allerta, di seguire le regole e vi do appuntamento alla prossima. Arrivederci, bye bye!